Allora, siamo con Jessica Jolie, schiacciatrice della Lilliput Settimo, della selezione regionale. Ci hanno detto, allora, lei è valdostana, però poi è anche un po' cubana, esatto. Però è sedimese di adozione, ma tu come ti consideri? Io, tutti e tre, perché comunque sono italo-cubana, poi l'anno scorso ho giocato in Valle d'Aosta e quest'anno sono qua, quindi anche settimese. E finalmente la chiamata del club Piemonte. Esatto. Raccontaci quando è arrivata la tua chiamata. Subito non è che me l'aspettassi molto, perché era appena arrivata, quindi quando è arrivata la convocazione ero contentissima, perché comunque l'anno scorso avevo giocato in Valle d'Aosta, che però eravamo sempre in fondo alla classifica, quindi essere chiamata dal Piemonte ero contentissima. Quindi grandi emozioni, iniziamo con il club Piemonte, la selezione regionale, i primi allenamenti come sono stati? Tosti, sia in società che col club Piemonte, perché comunque non ero abituata a un ritmo di allenamento così elevato, quindi è stata abbastanza tosta, però adesso filo tutto liscio. Poi un po' alla volta è arrivata l'abitudine, ti sei abituata fisicamente, esatto. Ti sei abituata all'allenatore e finalmente si inizia a cercare di raggiungere l'obiettivo fondamentale che è il trofeo delle regioni. Certo. Ma che sacrificio faresti per poter giocare il trofeo delle regioni? Comunque, sono venuta qua, sono lontana da casa e quindi già questo è un piccolo sacrificio, perché comunque se ti piace tanto questo sport fai di tutto per comunque andare avanti. E per trofeo delle regioni, piuttosto passo tutta la settimana in palestra se devo per arrivare fino là, quindi... Che giocatrice ti ispiri? Io? A me piacciono le giocatrici di potenza, quindi la Diouf mi piace un sacco e... Niente, c'è un... Tu vivi a Settimo, giusto? Sì. Vivi a Settimo, quanto è stato difficile cambiare vita da un giorno all'altro a 14 anni? All'inizio è stata un po' così, era tutto nuovo, quindi ero contenta, come adesso sono, Però dopo un po' è iniziata a arrivare la nostalgia di casa e quindi... Però poi con la mia compagna di casa, la mia coinquilina, sto bene, mi diverto, quindi è tutto bene. E quindi con ancora una volta il gruppo aiuta il singolo, esatto, a superare le difficoltà. Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.